Questa è Radio Etilica. Ascoltala responsabilmente. Rieccoci in diretta su Radio Etilica. Stasera una puntata bellissima. Abbiamo lo studio pieno, murato di gente. Faccio la lista, Bando? Fai la lista. Allora, per capire, allora, tanti di voi sono stati a trovarci nel nostro studio e sanno le dimensioni. Abbiamo, oltre a me stesso, Chicco, che ne occupa già tre di posti, Marchetto con tutti i suoi nipoti, la Chiara, la Manu, la Giulia, Giada, Eleonora, Rita, Veronica, il Poppa, il suocero di Bandini, l'addetto stampa del Parma, il signor Maio e Federico Pangrazzi. Siamo un casino, vero Bando? Andiamo avanti, dai. Allora, signor Pancrazzi, signor Maio, scusa, responsabile ufficio stampa del Parma, vero? Esatto, Parma femminile e giovanile. Ah, perché sono ruoli Abbiamo diversi. diverse branche, esatto, e Ok. quindi per seguire tutto bene, insomma, cerchiamo di fare sia femminile sia maschile C'è un per coprire il magazine, settore giovanile. qualcosa che si occupa del parmacalcio femminile? No, diciamo abbiamo il nostro sito ufficiale attraverso il quale raccontiamo le vicende sia della prima squadra sia delle altre formazioni nostre, appunto l'Under 19 e l'Under 15. Utilizziamo questi strumenti moderni, alle volte anche in maniera un po' antica, nel senso che ci piace fare l'approfondimento, quindi magari non siamo proprio tempestivi, tempestivi nel dare le notizie, però cerchiamo di essere il più completo possibile inserendo anche i contributi, Io l'ho audio, video, visitato eccetera, oggi il eccetera. vostro sito, Sì, c'erano un po' tutti i resoconti, i fatto molto male, risultati, spezzoni di partite, vero? Sì. insomma da YouTube. È fatto bene, io lo trovo molto Sì, bello. cerchiamo di unire le caratteristiche, diciamo così, del giornalismo moderno e gli strumenti, soprattutto moderni, con quella che era un po' la mentalità nostra, visto che ormai sono un dinosauro, dell'approfondimento che era un po' dimenticato, diciamo così. E quindi all'interno dei nostri servizi c'è ampio spazio proprio per le cronache raccontate in maniera scritta, per i contributi video, qualche intervista, eccetera, eccetera. Benissimo. Se non le dispiace, Mario, Sì, io introdurrei le ragazze finalmente. mi sembra una buona idea, tutto sommato. Allora, ragazzi, se vi va, io la farei un po' tipo presentazione all'americana, no? Quindi, ciao, sono Giada, per dire, attaccante, capitano, centrocampista, anno 1990, sono fortissima. Una cosa. E poi se facessi anche la faccia, tipo, sai, nelle partite di Sky che si mettono così, qui non ti guardo, però almeno insomma, si fanno due risate, cosa dici? Prego. Ciao, sono Giada, sono difensore centrale o terzino destro, dipende dalle partite, e anno 2002. Anno 2002, quindi età, chi sa fare i conti qua dentro, io no, È purtroppo, giovane. è giovane. 16 anni, da quanti anni giochi a calcio nel Parma qua? Nel Parma il primo anno. Ah sì? Sì, prima eravamo le dico fertile. Ah, quindi diciamo che anche voi ragazze Sì, eravate, quindi la fucina è stata la caduta, cantera è quella. tutte le dico fertile. Sì, anche perché appunto abbiamo acquisito quest'anno la cantera Sì, sostanzialmente. esatto. Bisogna fare i complimenti a Vico Fertile che ha saputo dare un grosso contributo al movimento e ci ha un po' facilitato nel costruire il vivaio del Parma Calcio E stesso. alcuni, diciamo, della società Vico Fertile sono entrati Sì, nel Parma Federico Calcio. ad esempio. Uno a caso, Uno a caso. Esatto. Non sappiamo neanche noi perché, però. Infatti anche me lo sto chiedendo, però Ma ti occupa a tempo pieno non proprio a quest'attività? tempo pieno, Una buona però parte, buona immagino parte, che sia molto molto impegnativa, ma abbastanza anche ricco di impegnativo. soddisfazioni. Sì, no, per adesso sì, decisamente. Andiamo avanti con le ragazze. Scusa, mi sento interrotto, Giada. Eleonora, Rita, scusa. Rita. Io sono Rita e sono centravanti, ho 18 anni e penso che siamo tutti molto orgogliosi di essere in questa società e di Aspetta, ma rappresentare la possiamo fare un città. applauso più scampanello? Aspetta, Rita! Scusa, Rita, prego, prego. Niente, passo la parola alla mia A compagna. Eleonora, prego Sì. Eleonora. Ciao, io sono Eleonora, ho 19 anni e sono centrocampista centrale e capitano del Parma femminile. Capitana eletta dallo spogliatoio, dal mister, No, te dallo la senti, sei presa spogliatoio. da farsi e basta, no? Non è andata. Eletta dallo spogliatoio qualche anno fa.
Quindi è da, beh, è sempre il primo anno anche per te. Dal Parma sì, esatto. Primo anno. E venivo anch'io da Vico Ferro. Quante siete ragazzi in squadra? 24. Sì. Gruppo Juniores sì, 24. 24 e frequenza delle partite? Settimanale. E qui dovrei fare le convocazioni. Non le faccio io, c'è mister Roberto Della Pina per quel che riguarda l'Under 19. Settimanalmente purtroppo alcune ragazze non devono... 5-6 ragazze non rientrano nelle convocate. Il giro delle, nel senso, la trasferta più lontana, per dire, o più vicina, o... Allora, la trasferta più vicina è a Cadè, l'abbiamo già fatta, dove gioca il Sassuolo calcio femminile, che è poi sostanzialmente la vecchia Reggiana femminile, quindi derby. La trasferta più lunga è a Iesi, quindi nelle Marche, insomma, lì comincia a essere un viaggetto abbastanza impegnativo. È vero. Carissima Eleonora, siccome sei il capitano, esatto, puoi anche... qual è il momento in cui hai capito, no, che... nel senso, ti piaceva davvero giocare a calcio, volevi assolutamente, anziché la pallavolo piuttosto che la danza? No, danza non è mai stato nei miei pensieri. Nelle tue corde? No. Ma diciamo che fin da quando ero piccola ho sempre giocato con i maschi, anche nell'intervallo alle elementari giocavo sempre a calcetto e cortile, e poi ho iniziato in una squadra vera e propria per puro caso, e da lì poi non ho più smesso. Ma come ci si sente a giocare a calcio meglio dei tuoi amici maschi? È una bella soddisfazione. È meglio di tanti, immagino. È vero? Sì. Allora, io posso dirti una cosa, questa dico al bando e basta, solo al bando. Qualche anno fa ho partecipato a un piccolo torneo, no? Tra parrocchiale, tra amici, eccetera. Insomma, ci siamo trovati in squadra questa ragazza. Beh, era la più forte della squadra, forse dell'intero torneo, era bravissima, piccolina, agilissima, con i piedi. Occhio non farla venire nel Parma che ti ciulla la faccia da capitano. Un bomber, veramente. Quindi nel senso, per una ragazza brava è veramente, cioè, un universo essere, hai capito? Sì. Giada, te... no, che ti sei messa in un angolino là in fondo. Nel Vico Fertile quanti anni hai fatto? Due anni in Vico Fertile, sempre difensore centrale? No. Che ruolo facevi prima? E ne ho girati, ho fatto alla destra, terzino destro e poi centrale l'anno scorso. Bando, cosa dici? Ascoltiamo un altro pezzo e poi torniamo con le ragazze. Qual è?